Ritorna il corso di restauro su Arte per te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eccoci ritornati con il nostro sfondo bianco. Passate le feste, si ritorna ad argomenti seri. Come vi avevo promesso, oggi parleremo della lucidatura a tampone. Prima di lasciarvi al filmato illustrativo, al tutorial vero e proprio, voglio fare delle premesse. La lucidatura a tampone che vedrete non è una lucidatura a tampone professionale, cioè quella che potranno farvi i restauratori se vi servirete in un loro studio, ma è una lucidatura a tampone smorzata di molti passaggi che potrebbe essere, dopo molto esercizio e dopo qualche approfondimento culturale, essere praticata anche da voi senza incorrere in disastri enormi. Naturalmente dovrete, prima di mettervi all'opera su un mobile, allenarvi, perché la lucidatura a tampone, oltre che sulla resistenza fisica del tamponare, si basa molto sulla sensibilità del restauratore e della patina di lucido che vuole passare, e questa la potrete acquisire solamente con l'esperienza. Quindi prima, su dei pezzi di legno vecchi, mordenzati, levigati, provate, solamente quando avrete capito come deve essere la patina, che deve essere senza bollicine, che deve essere liscia, che deve essere lucida, specchiata, solamente quando avrete capito come fare, approcciatevi ad una lucidatura a tampone su un mobile serio. Se invece volete una lucidatura a tampone di quelle perfette, professionali, senza nessun passaggio mancante, affidatevi necessariamente ad un restauratore. Ci sono argomenti nel mondo del restauro che io non posso trattare in completezza, non perché non voglia farlo, ma perché proprio eticamente sarebbe sbagliato, perché ci sono delle cose che, viste in video, sembrerebbero troppo facili, come per esempio adesso vedrete, vi sembrerà facile quello che ho fatto, ma che i tagli rendono facili. Se voi avreste visto fare questa cosa per 3 ore e mezza, 4 ore, 5 ore consecutive, la cosa non vi sarebbe più sembrata tanto semplice, perché subentra lo sforzo fisico, subentra la stanchezza, subentra il cambio della luce, quindi variano molte cose durante la giornata, varia anche il clima che si fa di periodo in periodo e che dà un risultato diverso da lucidatura a lucidatura. Quindi cosa vi consiglio? Visionare questo video come un semplice approfondimento culturale per poter capire cosa un professionista deve, dovrebbe, vuole fare su un vostro mobile, e per capire quali sono magari gli interventi da poter apportare a un mobile che avete a casa. Se invece fremete dalla voglia di provare, provate questo metodo molto semplificato. Questo è il massimo che vi faccio vedere come lucidatura a tampone, perché una lucidatura a tampone con tutti i crismi non è alla portata di un non professionista, quindi non posso farvelo vedere perché rischieremmo dei danni immensi. Prima di approcciarvi a un lavoro di questo genere, vi prego di prendere degli approfondimenti bibliografici. Se volete, chiedetemeli, io sarò lieta di darveli, di fornirveli, e soprattutto allenatevi tantissimo per creare quella, appunto, sensibilità necessaria per capire quando è il momento di fermarsi, come è il momento di fermarmi anche per me, sia nel appesantire questo corso di contenuti troppo professionali, cosa che non si può sul tubo, non che non si possa perché lo diede a qualcuno, non si può perché poi i danni sarebbero troppo grossi da risolvere, e secondo, quando è il momento di fermare la parola e lasciare il campo alle immagini. Ci vediamo dopo. Bene, cominciamo subito i preparativi per la nostra lucidatura a tampone. Vi ricordo, come vi ho detto nell'intro, che questa non è la lucidatura a tampone lunghissima che fanno i professionisti, ma è una lucidatura a tampone ottima, ma che potete fare a casa anche voi, seguendo le accortezze che adesso vi dirò. Quindi, dell'ovatta chiusa in un panno di lino, se volete ponete l'elastico qua attorno, oppure io faccio in maniera molto più semplice, la stringo fortemente facendo una pallina di ovatta, poi la chiudo, giro il tampone e lo tengo fermo così.
E quindi questo sarà il nostro tamponcino. Il movimento che dovrete fare sarà sempre questo, rotatorio, e dovete fare in modo che la gomma lacca sotto al tampone non diventi mai rigida, non si asciughi mai, quindi non dovrete poi strappare al passaggio la gomma lacca. Prima prepariamo il fondo con una tura pori. Noi usiamo in questo caso semplicemente la gomma lacca stessa. Diamo una prima mano a pennello un poco per livellare e turare i pori del legno, in modo che poi il passaggio a tampone sia più scorrevole e liscio. Come vi ho insegnato, quindi scaricate il pennello di gomma lacca, passatela velocemente su tutto senza lasciare le striature, quindi stirate il più possibile. Una volta arrivati a questo punto noterete che ci sono zone più lucide e zone meno lucide. Questo è normalissimo, dipende dal diverso grado di assorbimento del legno, dalla diversa porosità delle varie zone. Poi appaglieremo il tutto facendo la mano nel verso contrario, ma ricordatevi, tra una mano e l'altra di gomma lacca o di turapori fate asciugare perfettamente. Adesso, una volta asciutto, passiamo la seconda mano nel verso opposto, stirando benissimo la gomma lacca. Stirate, 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 ma non fatele impazzire, cioè non ripassate nei punti dove già sta asciugando. Avete pochi secondi prima per poter ritornare sui vostri passi e poi dovete andare per forza avanti. Ok, arrivati a questo punto facciamo asciugare completamente. Sì. A questo punto prepariamo della gomma lacca in una ciotolina, io il fondo di una bottiglia, e imbibiamo il tampone. Non tutto, solamente una parte, e tra l'altro io un po' lo scarico. Quindi dall'angolo e tenendo il tampone ben saldo comincio a fare questi movimenti circolari. Appena sento che il tampone si asciuga lo reinvivisco e ripasso nuovamente. Allora, costruitevi mentalmente delle strisce immaginarie e procedendo a zig zag fate in modo che andando avanti la striscia anteriore vada a sovrapporsi su quella posteriore. Ora vi faccio vedere, così vi sarà tutto molto più chiaro. Quindi così, e poi la seconda accavallatela alla prima. Siamo arrivati così a due mani passate a zig zag. Adesso continuiamo, e continuiamo sempre nella medesima maniera, solo che uniformeremo tutta l'anta con questo andirivieni su tutta la superficie. Fate poi riposare, quindi fate due mani sovrapponendo la gomma lacca ancora da fresca, e poi fatela essiccare un poco, e poi andate ancora avanti, e poi fatela essiccare un poco. Andate fino a 6, 8, anche 10 mani se è necessario, quindi capirete che non vi terrò qui tutto il tempo, perché sennò diventate, sennò si fa notte. E quindi io procederò, e adesso poi alla fine vi lascerò le foto, vi faccio vedere l'incipit del lavoro, e sappiate che poi mi fermerò per far fissare bene la gomma lacca e poi procederò. Un lavoro molto lungo, ci si impiega anche 3, 4, 5 ore, quindi buon lavoro, e mi raccomando, non vi stancate. Se vi stancate, stringete i denti e completate le parti, non le lasciate a metà perché sennò vi rimane l'alone. Cominciamo. Quindi procedete così fino a quando non sarete soddisfatti. Io continuo ancora per un bel po' e adesso vi lascio le foto dell'anta finita. Visto? A vederla così sembra facile, ragazzi, però non lo è affatto.
ci si stanca veramente molto, si sta molto chini, si sta molto a lavorare di braccia, quindi ci vuole anche una buona resistenza fisica. È un lavoro che non può assolutamente essere lasciato a metà e essere ripreso in un secondo momento, è tutto lavorato consecutivamente, quindi dovrete avere un lungo lasso di tempo da dedicare a quella manovra che dovrete cominciare e finire, anche dovessero passare 8 ore o 10 ore a seconda della mole della superficie che dovrete lucidare, quindi tenete ben presente queste cose prima di cimentarvi in una lucidatura di questo tipo. Io per i profani consiglio sempre una semplice lucidatura a pennello, magari smorzata con della cera, e questo darà un risultato buono e facilmente removibile qualora decideste di portare poi il vostro mobile da un professionista. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un pollice in su, condividetelo e soprattutto lasciatemi tanti commenti qua sotto. Vi aspetto anche sulla mia pagina Facebook e sul mio blog, vi lascio il link qua sotto, e vi aspetto anche sempre su Due Cuori Una Cappa, il mio secondo canale. Ecco qui il link, cliccando qui accederete. Bene, non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, arrivederci, alla prossima volta!